Sportelli di ascolto per genitori ed alunni, ma anche un laboratorio sull'esperienza emotiva del bambino, sono le attività del Rotary Educazione, il progetto di servizio che per quest'anno di attività del Club Rotary di Andria Castellisvevi, un programma di interventi a cura di 4 psicologhe da gennaio a maggio 2017 in diversi istituti scolastici della città di Andria. Sì, questo è un progetto che è partito l'anno scorso dall'idea che nel mese di settembre il Rotary si concentra l'attenzione sull'educazione di base, anche se in genere questa attenzione è rivolta a progetti che riguardano ambientazioni e contesti fuori del nostro del locale. Quindi noi invece abbiamo preferito concentrarci su quello che poteva essere la problematica dell'educazione di base nel nostro contesto cittadino. E quindi abbiamo prima da una tavola rotonda in cui ci siamo un po' trasferiti e discussi i vari argomenti, poi è venuta fuori l'idea di un gruppo di lavoro che affrontasse questi temi e suggerisse al club degli strumenti operativi di servizio. Possiamo un po' esporre quali sono stati i risultati fin qui conseguiti da questo progetto? I risultati sono stati positivi perché comunque lo sportello è stato utilizzato dagli utenti scolastici nei vari ordini di scuola. Nella scuola superiore il Carlo Troia hanno partecipato alle attività dello sportello soprattutto agli alunni, mentre nella scuola media e nella scuola elementare ovviamente gli utenti sono stati di più i genitori, che hanno portato delle problematiche che sono state risolte con le poche ore, dobbiamo dire, che comunque siamo riusciti ad offrire alle scuole, ma è comunque stato messo un seme che potrebbe in qualche modo germogliare successivamente. Un progetto che è partito dalle scuole, soprattutto dalle problematiche che sostanzialmente si sono evidenziate all'interno degli istituti scolastici per quel che riguarda in particolare le famiglie ma anche i ragazzi. Per me è stato finalmente una tappa, un punto di arrivo, perché come dirigente già della Mariano Fermi avevamo avvertito proprio l'esigenza di avere all'interno della scuola una figura specialistica quale è quella della psicologa, proprio per aiutare a affrontare le situazioni problematiche soprattutto nella fascia di età della scuola secondaria di primo grado. Poi come gruppo abbiamo ritenuto di dover prendere a campione, perché ad Andria le scuole sono davvero tante, alcune scuole medie ed elementari di periferia, altre del centro, scuole superiori, per avere proprio una campionatura di quelle che sono i problemi, di come affrontarli, di come essere di supporto ai ragazzi e soprattutto alle famiglie.